Fratelli, sorelle, buon pomeriggio che Dio vi benedica. Fratelli, è arrivato il giorno. È una doppia benedizione per la chiesa di Santa Anita. Che allegria poter avere con noi la nostra sorella Maria Luisa, benedetto il nome del Signore. Quello che ha la nostra sorella, che ama Dio. Abbiamo necessità di ricevere lo Spirito Santo. Dio dice che Lui vuole dare a chi lo cerca, a chi lo chiede, e oggi stiamo acclamando al Signore che ci dia questa grande benedizione. Siete contenti, fratelli? Vi invito in piedi. A Dio piace che le cantiamo, e per questo cantiamo il coro 52, La Chiesa è tua, la Chiesa è tua. Per questo abbiamo la necessità della presenza di Dio, cantiamo, applaudendo. Però soprattutto apriamo le, apriamo le nostre labbra a questo Dio che regna per i secoli dei secoli. La Chiesa è tua, Signore. Nosotros dormimos, por eso pedimos tu santo poder. Aviva tu obra en medio de los tiempos, porque en Yeah! nome del signore e quanti sentono questo fuoco nel loro cuore e se qualcuno rimane un piccolo dubbio abbiamo la serva dell'altissimo la nostra amata sorella maria luisa che è la dimostrazione che dio ha un grande amore per noi cantiamo un coro un altro coro al signore il coro 125 acclamami cantiamo al nostro dio per sempre il nome del nostro Dio. Nessuno si aspettava che dopo questa pandemia avessimo rivisto la nostra sorella Maria Luisa, non sapevamo quando e la sorella ci ha dimostrato la sua, il suo valore perché quando noi stavamo in casa lei con questo amore ci insegnava il giovedì, la domenica. Tutti aspettando cosa va a insegnare la nostra sorella Maria Luisa e ci ha insegnato assieme al nostro pastore generale, chi ha Dio non ha timore. Oggi è qui con noi e riceviamola con un forte abbraccio, benedetto il nome del nostro Dio. Buonasera miei cari fratelli e sorelle, che il Signore vi benedica. Potete sedervi. Un saluto anche per i fratelli e le sorelle che sono lassù. Un saluto per tutti voi. Vi racconto, cari fratelli e sorelle, che durante la pandemia avevo una telecamera di fronte. Ero qui, stavo predicando in chiesa e guardavo nella telecamera e io vi immaginavo tutti voi dietro la telecamera. Sentalo. Vi immaginavo seduti, vi immaginavo che stavate ascoltando gli insegnamenti. Per questo io mi focalizzavo continuamente verso la telecamera, i miei occhi non si allontanavano da essa, perché io sapevo che voi mi stavate guardando. Bene, ringraziamo il Signore per questo. Noi dobbiamo dare tutto al Signore e leggere la Bibbia, cantare a Dio, imparare la dottrina. Fare la volontà di Dio, questa è la cosa importante. E imparare anche, perché come dicevamo all'inizio, noi dobbiamo pulire i nostri cuori, perché è questo che Dio vuole. Ma siccome a volte noi, come esseri umani, non riusciamo da soli, allora Dio ci aiuta a pulire il nostro cuore. Lui ci aiuta affinché i nostri cuori siano puliti e puri. Amen. Perciò ringraziamo il Signore perché noi andiamo avanti, sopravviviamo, siamo qui dopo la pandemia e durante la pandemia ci sono stati tanti morti, tante persone sono morte e la cosa triste è che non si poteva celebrare loro nemmeno il funerale, perché entravano in ospedale, salutavano la loro famiglia e poi morivano e tutto ciò fu molto doloroso, queste scene furono molto dolorose, io dovetti pregare per tante persone. Della chiesa che mi scrivevano, mi dicevano che erano in ospedale tanti fratelli e tante sorelle che erano sul punto di morire, ma il Signore parlava, inviava loro dei messaggi e diceva loro che avrebbe dato un'altra opportunità di vita. Così succedeva perché dopo essere stati due o tre mesi in terapia intensiva in ospedale, poi uscivano dall'ospedale, stavano bene perché Dio aveva fatto loro un miracolo. Quindi tanti fratelli e tante sorelle devono raccontare la storia che hanno vissuto durante la pandemia. E noi ringraziamo il Signore. Io lo ringrazio in modo particolare perché lui mi ha protetta. Grazie Signore. Io durante la pandemia non usavo la mascherina perché qui è scomodo per parlare, quindi di fronte a me c'erano solamente 10-12 persone qui in chiesa mentre io insegnavo. Qui siamo in Florida, Stati Uniti, e lo Stato non permetteva che ci si riunisse in un luogo più di 10 persone. Però qui noi siamo arrivati ad essere anche in 14 persone. Noi pensavamo che magari arrivasse da un momento all'altro la polizia, ma non è mai successo. Quindi noi eravamo qui chiedendo al Signore di proteggerci, di guardarci perché il virus che è iniziato è stata una malattia che è cominciata dal nulla e la medicina non riuscì a scoprire cosa fosse in realtà noi eravamo afferrati al Signore invece eravamo attaccati a lui e siamo qui di nuovo la cosa importante è che la pandemia ha permesso che la gente riflettesse di più sulla propria vita e la gente è arrivata ad una conclusione, e che bisogna seguire la via del Signore. Io raccontavo ai fratelli e alle sorelle nella città di Satellite in Messico, raccontavo che tante persone si sono aggiunte durante gli insegnamenti del giovedì e della domenica, e una delle cose più belle è che tante denominazioni stavano dando anche loro degli insegnamenti, i leader di quelle denominazioni insegnavano ai loro gruppi, ma noi superavamo il numero delle visualizzazioni e noi abbiamo visto come c'erano dirigenti di denominazioni cristiane che dicono di essere i primi nel mondo, che dicono di essere i primi più grandi, che dicono di avere la chiesa più grande, però ci siamo resi conto che durante la pandemia più grandi eravamo Perché noi e non loro. Ellos, Perché ellos loro avevano 200 persone, visualizzazioni, per esempio, in internet, mentre noi avevamo circa 60 70000 visualizzazioni alla volta. Tanti leader di altre denominazioni, tanti dirigenti, cos'è che hanno fatto loro a quel punto? Hanno visto i nostri insegnamenti, si sono aggiunti ai nostri insegnamenti perché hanno detto che volevano imparare per insegnare a loro volta nella loro congregazione e loro fedelmente ogni otto giorni guardavano gli insegnamenti perché gli piacevano e dicevano che belli questi insegnamenti, realmente si parla di Dio, realmente si impara la dottrina e nessuno di loro ha mai sminuito il nostro lavoro. Loro sono leader musulmani, giudei e hanno avuto tutti l'opportunità di ascoltare i nostri insegnamenti e hanno detto che Dio è in questo posto, che Dio è con noi e che la dottrina che noi insegniamo è quella vera. E loro non, non vedevano nessun errore. nessun errore, nessuna bugia nella dottrina che noi abbiamo insegnato. E grazie a Dio, perché chi dà la dottrina è il Signore. Io solamente sono qui. Per fare la portavoce. Il Signore mi usa per trasmettere questi insegnamenti. Io sono stata come un trasmettitore, non si può dire un ricevitore, ma un trasmettitore. Io sì ero come un trasmettitore e il Signore mi dava. E mi dà e fratelli e sorelle, vi racconto che la pandemia per me è stato un periodo bello riguardo la mia vita spirituale perché sono cresciuta perché, durante quel periodo. A livello spirituale, Signore, perché il Signore me, me a usare, ha iniziato a ad usarmi in un modo straordinario. Io non dovevo preparare nulla, solamente io preparavo il libro da leggere, il capitolo da leggere, guardavo quanti versi aveva un capitolo solamente per calcolare il tempo, facevo solo quello perché io poi non sapevo cosa. Avrei insegnato cosa avrei detto perché Dio mi ha dato tutto e Dio dà tutto nel momento preciso. La gente dice la sorella Maria Luisa oppure la gente che non viene in chiesa diceva quella signora sa tante cose e mi piace ascoltare questa signora perché sa tante cose. Sì, è molto intelligente. No, io ringraziavo il Signore, io elogiavo il Signore perché è Dio è Dio, Era è il Signore il Signor. che mi dava e che mi dà gli insegnamenti che stava e che sta sempre con me. Quindi gli elogi non sono per me, ma per Lui. E il Signore mi ha insegnato anche nei dettagli, così che il Signore mi dava anche parole nuove per spiegare versi, per spiegarli così facilmente, con altre parole, con sinonimi. Il Signore mi rivelava. E mi diceva questo è accaduto per questo o per quel motivo. E io a mia volta raccontavo quello che il Signore mi rivelava. I fratelli magari dicevano: Ma magari la sorella ha una Bibbia diversa perché cambia quello che dice qui il verso. Ma è Dio che mi rivelava il significato con altre parole e io ve le trasmettevo. Quindi il Signore è sempre stato con me, mi ha aiutato per insegnare e io stesso rimanevo stupita di me stessa perché mi dicevano ha detto questo, ha detto quell'altro, ma io non me ne rendevo conto. A volte io riascolto quello che ho detto, quello che ho insegnato e mi dico veramente è il Signore che parla perché io con le mie capacità umane non sarei in grado di dire queste cose. Quindi la pandemia fu un periodo di grande benedizione spirituale per me. Inoltre tante persone sono venute in chiesa in Colombia, negli Stati Uniti, in Europa. Tanta gente nuova è venuta in chiesa. Perché? Perché durante la pandemia non hanno ascoltato gli insegnamenti ed oggi sono con noi nei templi. Questo è molto bello. E io credo che anche qui in Messico è successa la stessa cosa. Bene. Mi ricordava mia nipote Andrea che è qui, che quando era piccola, sua mamma e sua zia, cioè io, le abbiamo inculcato di quanto fosse bello il Messico. Parlavamo della musica messicana, delle telenovelas messicane, dei film messicani, come per esempio i film, film dell'attore Cantiplas. <ride> Perciò i nostri figli sentivano sempre parlare della cultura messicana. Io e mia sorella parlavamo di questa cultura così antica. E io desideravo conoscere il Messico. Entonces, Dios. E siccome ero tanto curiosa, il Signore disse, adesso Maria Luisa, siccome vuoi conoscere il Messico così tanto, allora io ti metto nel tuo cammino messicano. Entonces, Bene. Entonces, bueno. Siamo qui. Pues e siamo. sono felice contenta, e contenta felice. di essere qui con voi. La, la io ho conosciuto il Messico tramite il la, cultura, la cultura, la musica, la musica il cibo. <ride> E sapevo più io che mio marito del Messico. Bene, grazie al Signore per tutte queste meraviglie che Dio ha fatto. Grazie a Dio per tutto quello che è successo durante la pandemia perché il Signore ha salvato tante persone. E noi siamo qui, andiamo avanti. Questo luogo è provvisorio. Siamo qui di passaggio nell'attesa della grande benedizione da parte di Dio più avanti sperando che cresca la Chiesa e che il Signore permetta che la Chiesa in Messico abbia templi in proprietà, come ci sono templi in proprietà in altre parti del mondo, in altre nazioni, ma il Signore dice che più avanti darà ancora meglio. Apriamo la Bibbia. Apriamo la Bibbia rapidamente nel capitolo 9 del primo libro dei re. Primo libro dei re, capitolo 9. E leggeremo dal verso 1 al verso numero 9. Qui parla di una inaugurazione oppure una promessa che Dio fece al re Salomone: quando il re Salomone decise di costruire il tempio per il Signore a Gerusalemme. Prima di ciò, il Signore parlò a Salomone attraverso i sogni. Che bello. Che bello quando il Signore ci parla attraverso i sogni. Per questo noi oggi predichiamo che Dio parla attraverso i sogni. Bene. Dio parla attraverso Dios. visioni, profezia e sogni. E noi siamo qui sperando che Dio ci aiuti a cambiare affinché possiamo essere perfetti davanti a Lui. Amen. Che Lui ci aiuti. E qui Salomone ebbe questa esperienza col Signore. E dice nel verso 1 del capitolo 9, or dopo che Salomone ebbe terminato di costruire la casa dell'Eterno, perché terminò di costruire un tempio meraviglioso, fastoso, pieno di tante ricchezze e di tanta gloria. Quindi il popolo di Israele godette di quell'unico tempio costruito da Salomone. Perché prima di quello... C'era il tabernacolo del Signore che costruì Mosè e quel tabernacolo era armato e disarmato. Non so se si dice così i, qui, armare e disarmare. Il popolo camminava, attraversava tante città, tanti posti, armavano il tabernacolo e poi, prima di ripartire, lo disarmavano e così via. Nel tabernacolo perciò onoravano il Signore, ma quando venne il re Davide, Dio gli diede l'ordine di costruire un tempio nella città di Gerusalemme. Però Dio permise che fosse il figlio di Davide, cioè Salomone, a costruire il tempio, un tempio maestoso, con le pietre preziose, i tessuti più preziosi, tutto il meglio. Per costruire quel tempio e fu l'unico tempio, perché poi questo tempio fu distrutto per mano del re di Babilonia, fu incendiato e dopo di questo gli Israeliti vengono portati per 70 anni schiavi a Babilonia, dopodiché ritornano e sono Babele e Salatiele. Vogliono ricostruire un tempio per il Signore, ma non fu più così maestoso come il tempio di Salomone, anzi costruirono un tempio semplice, poi passarono più di 400 anni, poi arrivò il Signore Gesù Cristo e in quel momento, quando arrivò il Signore Gesù Cristo, lì c'era il tempio costruito da Erode, anch'esso un tempio molto semplice. L'unico quindi maestoso fu... Il tempio costruito da Salomone. E vediamo quale privilegio ebbe Salomone durante la costruzione di quel tempio più maestoso. Quindi, or dopo che Salomone ebbe terminato di costruire la casa dell'Eterno, il palazzo reale e tutto ciò che Salomone desiderava e intendeva fare, l'Eterno apparve una seconda volta a Salomone, come gli era apparso a Gabaon. Gli apparve in sogno. Guardate il valore che ha un sogno. Uno dice che un sogno è una fantasia, ma quando è una rivelazione da parte di Dio è qualcosa di bello. Come il sogno che io ebbi quando avevo più o meno 7-8 anni, sognai col Signore e lui mi disse aiutami a scegliere le anime per il regno dei cieli. E oggigiorno io vedo questo sogno compiuto. Perciò che sogno. Meraviglioso, per questo non dobbiamo disprezzare questi sogni, i sogni di Dio quando Lui ci rivela attraverso i sogni, noi dobbiamo tenere molto in considerazione queste rivelazioni. Aiutatemi con il verso numero 3, numero 3. <totiped> Quindi qui vediamo la promessa del Signore, una promessa che Dio fa a Salomone, infatti gli dice a Salomone di edificare quel tempio e che il Signore sarebbe stato in quel tempio e che gli occhi e il cuore del Signore sarebbero stati su quel tempio per sempre. Infatti noi vediamo come quel tempio simboleggiava in realtà la casa o il tabernacolo che il Signore Gesù Cristo avrebbe costruito per Dio. Un edificio, una casa, un tabernacolo che è il cuore di un credente che si consacra al 100% al Signore. Questo è il tabernacolo di Dio. E il Signore dice: I miei occhi e il mio cuore staranno sempre in quel tempio. Perciò il Signore parlava a Salomone ma a livello simbolico, spirituale, perché poi quel tempio di Salomone a livello fisico fu distrutto, invece il tempio spirituale, che è il nostro cuore, continuerà a vivere per sempre. Questa è la nostra speranza, che il nostro cuore possa essere la casa di Dio, quel tempio che Salomone costruì, così sfarzoso, così bello. E speriamo che quel tempio così bello a livello fisico sia oggi il nostro cuore e che l'Eterno, cioè Dio, Abbia i suoi occhi e il suo cuore sempre su questo tempio. Noi dobbiamo lottare per questo, dobbiamo meritare di essere il tempio di Dio. Verso 4. Quanto a te, se camminerai davanti a me, dice Dio a Salomone, come ha camminato Davide tuo padre, con integrità di cuore e con rettitudine, facendo tutto ciò che ti ho comandato, e se osserverai i miei statuti e i miei decreti, cioè se tu, Salomone, compirai i miei comandamenti, non peccherai e ti allontanerai da tutto il male. Quindi se fai tutto questo, dice nel 5, io renderò stabile il trono del tuo regno su Israele per sempre, come ho promesso a Davide tuo padre dicendo, non ti mancherà mai qualcuno che sieda sul trono di Israele. Anche questo verso 5 è simbolico, rappresentativo, perché il Signore... Diceva a Salomone: Io stabilirò il trono del tuo regno per sempre. Ma il regno e il re che noi abbiamo oggi è il Signore Gesù Cristo. Il Signore Gesù Cristo proviene dalla progenie di Davide. Quindi da lì proviene il Signore Gesù Cristo e lui è il nostro re. Per questo il verso 5 si sta compiendo oggi giorno, sebbene Salomone, in quell'epoca, non capì, non comprese, perché pensava che Dio gli stava parlando a livello letterale riguardo appunto a quel tempio fisico che lui stesso, Salomone, aveva costruito. In realtà, Dio parlava di un futuro, parlava di un re spirituale, del Vangelo. Del... Perciò, dice: Renderò stabile il tuo trono per sempre. E come disse anche a Davide, non ti mancherà mai qualcuno che sieda sul trono di Israele. Certo, perché chi siede sul trono di Israele è il Signore Gesù Cristo. Leggete pure il verso 6. Che tristezza! Dice, se voi però adorerete altri dei, una statua, per esempio, un dipinto, dei fatti di legno, argilla, immagini, dei d'oro, dei di legno, idoli e inoltre esseri viventi, perché il mondo ha fatto questo. Già ad Adamo ed Eva il mondo, corrotto dal diavolo, ha iniziato a credere negli esseri viventi, ad adorare altri dei, i demoni per esempio. Hanno insegnato a credere nei morti. Ecco, tutte queste cose provengono dall'antichità e così facendo il diavolo rubò la pace dell'umanità. Ma Dio ha sempre lottato per formare un popolo insegnando a questo popolo i comandamenti, insegnando la via giusta. Tuttavia quel popolo resisteva per un tempo, poi ricadeva nuovamente nel peccato, tornava indietro, disubbidiva nuovamente al Signore, adorando altri dei, servendo altri dei. E questo è sempre accaduto durante la storia dell'umanità. Oggi che noi abbiamo il meraviglioso Vangelo del Signore Gesù Cristo, succede la stessa cosa. Il Signore oggi ci usa, usa tutti noi per riscattare le anime, per riscattarle dall'ignoranza, dalle tenebre, per riscattare loro dal credere altri dei, dal credere ciò che non è corretto, perché l'umanità e le generazioni si trasmettono le usanze, le culture, le tradizioni, gli insegnamenti e quindi generazione dopo generazione questi... Insegnamenti vanno avanti e quindi questa è una lotta grande. I figli di Dio, i servitori di Dio, i credenti, i seguaci del Signore lottano invece per convincere le persone che bisogna credere in un Dio, in un Dio vivente, in un Dio invisibile, in un essere sovrannaturale. E questo è difficile per l'umanità. E noi oggi insegniamo questo proprio come gli antichi che volevano insegnare, come i primi discepoli, i primi apostoli che lottavano per evangelizzare e lo Spirito Santo li aiutava affinché quei predicatori potessero insegnare la parola del Signore e così potesse diffondersi, facendo uscire dall'ignoranza l'umanità e così facendo arrivare a fare la volontà di Dio, perché anche noi vogliamo fare la volontà di Dio. Qui non è che Dio semplicemente disse a Salomone di compiere i comandamenti e di stare attenti a non servire altri dei, ma parlò anche del castigo che il Signore avrebbe portato su tutti coloro che avrebbero adorato altri dei. E vediamo il castigo nel verso 7. Io sterminerò Israele dalla faccia del paese che gli ho dato e rigetterò dalla mia presenza il tempio, quel tempio maestoso che ho consacrato al mio nome. Quindi io rigetterò dalla mia presenza il Tempio. E poi dice ancora il verso: così Israele diventerà la favola e lo zimbello di tutti i popoli. E questo si è compiuto perché il popolo di Israele credette nelle idolatrie. Poi, quando il Signore Gesù Cristo è apparso a predicare il Vangelo, trovò che la gente camminava senza Dio e senza speranza. Continuiamo con la lettura nel verso numero 8. E questo tempio, sebbene così imponente, sarà desolato. Chiunque poi gli passerà vicino rimarrà stupito e fischierà e dirà perché l'Eterno ha trattato così questo paese e questo tempio. Questa era una profezia. Infatti il Signore diceva a Salomone, fra centinaia di anni, fra secoli, più avanti... Il popolo di Israele sarà castigato a motivo dell'idolatria, a motivo della malvagità. E quindi questo tempio che tu, Salomone, hai costruito, un tempio così faestoso, sarà distrutto e sarà preso in giro. E questo verso 8 si è compiuto. Se noi continuiamo a leggere la storia dei re, delle cronache, vedremo che la fine di questo tempio sarà proprio così e vedremo come il re di Babilonia con il suo esercito venne a Gerusalemme e la distrusse incendiandola e terminò anche con questo tempio meraviglioso rubando tutti gli utensili di valore del tempio e li portarono a Babilonia e così questa parola profetica del Signore si compì perché il tempio di Salomone Fu deriso da tutte le altre nazioni che quando passavano fischiavano e stupiti dicevano guarda questo grande palazzo che Dio permise a Salomone di costruire. Il popolo di Israele non era così orgoglioso del suo Dio? Il popolo di Israele non era così orgoglioso di questo tempio maestoso della città? Guarda adesso cenere, rovina, tutto si è incendiato. Quindi questa parola profetica del Signore a Salomone si compì verso 9. Allora gli risponderanno perché hanno abbandonato l'Eterno, il loro dio, che ha fatto uscire i loro padri dal paese dell'Egitto e hanno aderito ad altri dèi, si sono prostrati davanti a loro e li hanno serviti. Per questo l'Eterno ha fatto venire su di loro tutta questa calamità. E questi due versi si sono compiuti alla lettera secoli più avanti. Per questo noi oggi. Ascoltiamo il Signore che ci parla. Il Signore ci fa tante promesse. Lui ci promette e ci dice: Io ti benedirò. Farò questo, farò quell'altro nella tua vita. Ti benedirò. Sarai una persona importante. Bene, tante cose ci dice. Tuttavia, il Signore ci dice anche: tu, però, devi andare avanti, tu devi essere saldo e sicuro, fermo in questo cammino e non allontanarti. In in quest'era, nella quale noi viviamo, ci siamo resi conto che provenivamo da un mondo fatto di idolatrie. Il Signore ci ha tolto da quel mondo di idolatria e ci ha fatto conoscere la sua vera via, una via spirituale. E ora il Signore non ci dirà più che cadremo nell'idolatria, perché noi non retrocederemo in questo aspetto. Ormai noi non cadremo più nell'idolatria. Però sì, possiamo cadere in altri peccati, in tanti altri peccati che esistono. Perciò Dio, quando ci fa delle promesse, se noi non andiamo avanti e non seguiamo i parametri del Signore, ubbidendogli quello che Lui desidera da noi, quindi se noi compiamo la Sua parola, non ci allontaniamo dai Suoi comandamenti, ci allontaniamo dal peccato con l'aiuto di Dio, con la disposizione del nostro cuore, allora... Otterremo la promessa e le benedizioni. Al contrario, il Signore ci lascerà da soli e ci invierà un castigo nella nostra vita personale. Nell'antichità il Signore castigava tutto il popolo di Gerusalemme, tutta Israele, tutta Giuda. Oggigiorno il Signore castiga individualmente perché ogni persona è responsabile di fronte al Signore. Quindi lui benedice oppure castiga. Se una persona ha esperienze spirituali con Dio, ed è testimone delle benedizioni da parte di Dio, poi quella persona, invece di andare avanti, torna indietro e continua a peccare, allora Dio comincia a castigare quella persona a livello individuale. Oggi non c'è più un castigo di massa come Dio fece anticamente con il popolo di Israele, oggi si castiga individualmente, ecco perché noi oggi lottiamo. E stiamo insegnando costantemente che ognuno di noi sia saldo, fermo e che ognuno di noi possa fare tanta attenzione, tanta attenzione alla dottrina, e fare attenzione affinché il nemico che noi abbiamo ci faccia cadere in trappole, tentazioni nella nostra vita, facendoci peccare, così che le nostre benedizioni si perdano. Questa è la nostra lotta. Tutti i giorni non lottiamo. Tutti i giorni della nostra vita noi lottiamo. Infatti la Bibbia dice che gira intorno a noi come un leone ruggente per vedere chi divorare e lui ci guarda per vedere se può far terminare la nostra vita spirituale. Ecco perché noi vediamo come Dio attraverso le sue promesse, anche quelle promesse che Dio ha fatto a Salomone ci fa andare avanti. Dio fu felice del tempio costruito da Salomone, ma Dio già sapeva che in futuro quel tempio fisico non avrebbe più avuto valore perché sarebbe fallito. Oggigiorno il regno di Dio, il tempio di Dio è il Signore Gesù Cristo e lui ne è il Re. Lui ha formato la sua Chiesa lasciando i suoi apostoli, i suoi discepoli, poi lo Spirito Santo, poi i doni spirituali, poi i credenti. Perché il Signore Gesù Cristo sta formando la sua chiesa. Che hermoso è. E questo è un signor. grande aiuto per noi. Noi non che siamo no, soli no. come esseri umani, lottando per ottenere la salvezza. Come toccò al popolo di Israele che dovette lottare come, come un popolo, senza l'aiuto dello Spirito Santo. Noi oggi no, abbiamo l'aiuto dello Spirito Santo. Ecco perché dobbiamo approfittare di questo aiuto perché lui ci orienta, ci guida. Quando io parlo dello Spirito Santo, non parlo tanto del battesimo con lo Spirito Santo e di parlare in lingue angelicali, bensì lo Spirito di Dio gestisce i nostri cuori, lui governa la nostra mentalità, lo Spirito Santo ci aiuta a togliere tutte le voglie che abbiamo di peccare, le tendenze del nostro corpo a peccare, le nostre debolezze. Perciò noi approfittiamo sempre con un cuore disposto per Dio per servire il Signore affinché questo tempio che Salomone ha costruito a livello fisico possiamo essere noi, un tempio fatto di oro e delle pietre preziose, fatto dei migliori tessuti, legni pregiati, ma un cuore. Spirituale perché sarà Lui a rivestirci di pietre preziose, di vestiti preziosi, ma tutto a livello spirituale, non fisico, e un giorno ci farà sedere su un trono pieno di pietre preziose di tutta la maestà. Quindi noi dobbiamo andare avanti ed essere coraggiosi, saldi e proseguire in questa via. Questa è una lotta, è vero. Ci sono tante persone che non capiscono, non comprendono, ma bisogna lottare e andare avanti perché poco a poco si capirà e si comprenderà, si maturerà e allora Dio pulirà ciascuno di noi, pulirà il nostro cuore e ci aiuterà affinché noi possiamo ottenere quella perfezione che Dio vuole prima della nostra morte. Quindi dobbiamo raggiungere questa perfezione, questa è la nostra lotta. Bene fratelli, siamo contenti perché siamo qui questa sera per la prima volta e ci stiamo riunendo qui per la prima volta e siamo felici di questo. E d'ora in poi io credo che qui arriveranno tante persone nuove e, e quindi lo calmer, spazio bueno. non sarà sufficiente e bisognerà introdurre altri orari di in culto. Forma, fratelli e sorelle e persone che siete qui prima vi congregavate nel tempio della Viga. Quanti sono i fratelli e le sorelle che prima assistevano alla Viga? Quanti sono? Bene, tutti state alzando la mano. Bene. Bene, siete già tutti qui? Suppongo che anche al secondo piano ci siano fratelli e sorelle che assistevano alla viga. Quindi, fratelli e sorelle, andate avanti, approfittate di questo tempio che è molto bello. E così lodate il Signore, glorificate il Signore e ringraziate il Signore per i Suoi benefici e soprattutto per il privilegio che Lui ci ha dato. Infatti il Signore ci ha guardati, ci ha guardati con occhi di misericordia, proprio come ha guardato Salomone. E come diceva Salomone, i miei occhi e il mio cuore saranno su questo tempio e io penso che il Signore abbia i Suoi occhi e il Suo cuore su di noi e noi ringraziamo il Signore per questo. È un grande privilegio, questo è un grande privilegio che noi abbiamo. Io penso che ci sia tempo per circa quattro interventi da parte vostra o anche qualche testimonianza riguardo alla pandemia o riguardo a domande della Bibbia. Sì, sorella. Buonasera, sorella. Sono molto emozionata. È una promessa compiuta dal Signore che sarei stata davanti a lei per farle una domanda. Sono molto emozionata. La mia domanda si trova in Proverbi, capitolo 20, versetto 14. È cattivo e cattivo dice il compratore, ma quando se n'è andato si vanta dell'acquisto. Sorella, non capisco. Bene. Qui nei proverbi noi troviamo tanti ragionamenti, tanti modi di dire Parabole che fanno riferimento alla vita quotidiana di un essere umano, della vita quotidiana della gente, gente che fa cose buone e cose cattive, cose belle o cose brutte che fanno le persone, quello che pensano, quello che vedono. E qui il proverbista cominciò ad osservare a guardarsi intorno, a guardare le persone, il loro modo di esprimersi, il loro modo di agire, le loro ambizioni, il loro lavoro, i loro desideri. Quindi il proverbista ragionava su tutte queste cose guardando le persone e nel verso 14 è un modo di dire, perché il proverbista vedeva che c'era qualcuno che stava negoziando, che stava comprando, per esempio una casa oppure a negoziare un certo numero di animali. In quell'epoca infatti gli affari erano più che altro la compra e la vendita di pecore, di animali, di mucche, buoi. Quindi le persone vendevano e compravano. Voi potete notare che quando una persona va a comprare comincia a chiedere gli sconti, chiede lo sconto. Una cosa costa 100 e la persona che deve acquistare dice no, ti do 30. E chi vende, dice: No, no, io non te lo do a 30, te lo do a 90. E l'altro il cliente dice: Allora me ne vado. Poi colui che vuole vendere, dice: Torna, guarda, negoziamo, facciamo a metà, ciascuno: 50 e 50. E la gente comincia a fare così. Quindi chi compra, si lamenta di continuo e chiede al venditore uno sconto perché gli dice è molto costoso, è difettato. Se sono animali, per esempio, dice no, sono animali vecchi, sono animali magri, sono anziani, magari muoiono presto e non mi danno del guadagno. Quindi vedono tutti i difetti. Se vanno a comprare il cavallo, gli guardano persino i denti del cavallo, dicono questo cavallo non serve, è troppo anziano. Quindi colui che vende cos'è che deve fare a sua volta? Deve barattare deve barattare e vendere questi animali ad un prezzo economico e il compratore è colui che vedeva tutto male, tutti i difetti, però poi quando termina l'affare torna a casa e cos'è che dice? L'ho ingannato, l'ho ingannato, è stato il miglior acquisto che io abbia mai fatto a questo prezzo, lui me l'ha dato a metà del prezzo perché io l'ho convinto, quindi io, dice l'acquirente. Sono bravo a negoziare, questo è quello che dice qui il proverbista e questo è vero perché la gente fa così, quando la gente va a comprare le cose guarda i difetti di qualsiasi cosa, poi chiede lo sconto, Buona torna a casa comprata. con lo sconto e cos'è che dice ho fatto un bel e acquisto. Questo è quello che significa, quando dice cattivo è cattivo, dice il compratore, perché vede i difetti di tutto quello che ha comprato. Poi quando arriva a casa dice, è stato l'acquisto più bello che abbia mai fatto. Dai proverbi noi impariamo tante cose per la nostra vita quotidiana, per vivere bene davanti a Dio. Noi leggiamo i proverbi e scegliamo il meglio per noi, per andare avanti, per compiacere il Signore, ma quello che è sgradevole non lo facciamo quindi man mano che lo leggiamo diciamo sì questo lo faccio per compiacere il Signore questo verso non lo faccio perché non piace a Dio allora io scelgo il cammino migliore da percorrere quindi i proverbi sono come una università una scuola dove si imparano tante cose andiamo avanti sorella Maria Luisa, buonasera desideravo tanto questo giorno oggi vedo compiuta la promessa del Signore il Signore ci diceva e ci annunciava questo momento e che avremmo visto piogge di benedizioni. Inoltre, ci diceva che la Chiesa sarebbe cresciuta e che noi saremmo stati testimoni di tutto ciò. Oggi vediamo la promessa del Signore compiuta. Vorrei sottolineare, sorella, il suo grande lavoro, tutti i Suoi insegnamenti e amore al prossimo, perché durante la pandemia non ci è mancato nulla perché avevamo avuto l'alimento spirituale. Che il Signore di Gloria la riempie di molte benedizioni. Sorella, ho una domanda e si trova in secondo di Timoteo, capitolo 3, versi 1 e 2. Questo capitolo parla dei tempi difficili e anche degli atteggiamenti delle persone, e cioè non essere amati di se stessi, avidi di denaro, vanagloriosi. Infatti, il capitolo 3, verso 1 dice: Or sappi questo, che negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno amati di se stessi, avidi di denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati e scelerati. Sorella, vorrei sottolineare la disubbidienza dei giovani della gioventù. Lei, in diversi studi biblici, ci ha insegnato che Dio chiede ai giovani rettitudine, ubbidienza, essere buoni figli, seguire le regole della casa. Ma oggigiorno vediamo il contrario: i giovani vogliono vivere le proprie regole, tornando a casa tardi, e questa situazione ci rattrista perché pensiamo che può succedere qualcosa di brutto e questo ci causa dolore. Sorella, se i propri figli non vogliono seguire le regole di casa e loro vogliono vivere nella disobbedienza, sappiamo per dottrina che sarebbe meglio dire a questi figli di lasciare la propria casa. In questo modo si evitano i litigi e così loro potranno essere indipendenti e potranno seguire le proprie regole. Poi Dio si incaricherà di riportarli nuovamente in chiesa nel suo tempo. Dunque, la mia domanda è: cosa succede quando la famiglia ci criticano o ci giudicano dicendoci come mai tu che vai in chiesa e il tuo figlio si comporta in quel modo? Purtroppo dobbiamo sentire queste cose costantemente ed è una lotta. Perché vogliamo un cuore libero, sorella? senza impedimenti o lacci, ma il nemico ci attacca usando la famiglia. Cosa dobbiamo fare per vivere una vita santa e retta? Poiché vogliamo gradire il Signore e avere il suo sostegno per servirlo con i doni spirituali. Che il Signore la benedica, sorella, e grazie per la sua visita. Bene, grazie sorella. Come diceva al principio, sorella, tutti noi dobbiamo lottare per avere un cuore puro. Se il nostro cuore è puro, allora Dio starà con noi e ci darà il sostegno. Ci darà il sostegno nella famiglia con i figli, perché io conosco genitori che hanno una famiglia che hanno vissuto una vita corretta nel Signore, una vita fedele nella Chiesa, cercando Dio, con i doni spirituali, lavorando per il Signore e hanno avuto i loro figli. E quando i figli sono arrivati all'adolescenza, vogliono essere indipendenti e questi genitori hanno iniziato a soffrire per il comportamento dei loro figli perché i figli poi ad un certo punto cambiano, cambiano il loro carattere e quando arrivano soprattutto all'adolescenza si lasciano influenzare dagli amici, dalla scuola, dall'università. Ma io ho visto anche che quei genitori si afferrarono alla promessa del Signore, perché quei genitori inoltre hanno dato una bella testimonianza. Io ho visto la bella testimonianza. Di alcuni genitori e con la loro testimonianza, cos'è che ottengono? Il trionfo e la vittoria perché il Signore aiuta quei genitori con quei figli. I loro figli, sì, sono diventati irascibili, con un caratteraccio. Non so qui come si dice, noi diciamo che sono magari di malumore. Anche qui si usa questa parola, di malumore. Sono figli nervosi, irritabili, è la stessa cosa come dire di malumore. Però se ci sono dei genitori il cui cuore non sta bene col Signore e si livella con i loro figli e si pongono dello stesso umore, quindi di malumore, gridano, si arrabbiano, uno grida, l'altro grida. Uno esige e l'altro si sottomette malvolentieri. Ma quando questi genitori realmente hanno Dio nel loro cuore, hanno un cuore puro, stanno pregando il Signore per i loro figli, affinché Dio li aiuti a sottomettere i propri figli, perché bisogna pregare il Signore affinché i genitori possano sottomettere questa gioventù e che questa gioventù un giorno possa avere timore di Dio e ritorni al cammino corretto del Signore. Questo dipende dalla vita e dal cuore ah, dei genitori. Si dice che i genitori sono coloro che educano nella famiglia, non è la scuola, non sono le istituzioni. Bensì, i genitori sono i primi che devono educare i loro figli, crescerli sotto il timore di Dio, sotto delle buone regole morali. Poi, però, arrivano all'adolescenza. Alcuni figli continuano con gli insegnamenti dei loro genitori e li portano avanti, altri figli invece diventano ribelli. Ma se quei genitori continuano a compiacere il Signore, ad avere un cuore puro, sappiate che non avranno problemi con i loro figli, benché i loro figli sono i figli più ribelli del mondo. Non avranno problemi perché il Signore darà delle esperienze con i figli ribelli e un giorno cambieranno, chiederanno perdono, si pentiranno. È così sorella, diciamo che oggigiorno c'è la psicologia, la sociologia e altre discipline che insegnano a come essere dei genitori, a come crescere i figli attraverso delle teorie. Ma noi ci rendiamo conto che nessuna teoria è servita, non servono le teorie. Non servono perché ogni essere umano è un mondo diverso, ogni essere umano è diverso dall'altro. Ognuno di noi è individuale e ognuno di noi ha il proprio carattere, il proprio modo di essere. Inoltre, pensiamo che esistano degli spiriti cattivi. Dobbiamo anche tenere in considerazione questo: che questi spiriti malvagi entrano ad abitare in una persona. Quindi, arriva lo spirito di ribellione, di stoltezza, che possiedono il giovane, la giovane, il ragazzo, la ragazza, come si suol dire. Ed essi cominciano a pensare in un modo disordinato, mancano di rispetto ai genitori e non obbediscono più. Ma i genitori che hanno Dio scoprono immediatamente che sono degli spiriti malvagi che stanno lavorando nella loro famiglia. Allora quei genitori, vedendo la situazione della loro famiglia, cominciano a pregare, chiedono aiuto al Signore e poi riprendono. I loro figli parlano ai loro figli che sono in età adolescenziale, quindi hanno 16, 18, 20 anni. E quei genitori che hanno Dio nel cuore parlano bene ai loro figli, ricevono il sostegno da parte del Signore, quindi trattano bene i loro figli, danno dei consigli. Non fare così, perché sei capriccioso non mi trattare così, non gridare, perché ti comporti in quel modo. Guarda, io non grido mai, allora perché tu gridi se io non grido con te? Calmati. Allora, in questo modo i figli faranno attenzione alle parole dei loro genitori. Ma, fratelli e sorelle, noi genitori dobbiamo avere Dio nel cuore. Se non abbiamo Dio nel cuore, dimenticatevi delle soluzioni ai problemi della vostra famiglia, con i vostri figli. Anzi, ci saranno divisioni litigi, contese. Io ho visto che i genitori a volte si livellano con i figli, con le parolacce, uno lo minaccia, l'altro lo minaccia, se tu non mi obbedisci te ne andrai da casa mia, ti chiudo la porta, non ti do più da mangiare o non faccio questo o non faccio quell'altro per te, quando invece il genitore dovrebbe pregare il Signore e dire, Signore, guarda mio figlio o mia figlia. E la sua educazione mi stanno sfuggendo dalle mani, non sono capace, non riesco più. Signore, aiutami con i miei figli perché io da solo, da sola, non riesco e non voglio avere dei problemi, delle controversie con mio figlio, non voglio gridare, non voglio minacciare, non voglio dire parolacce, non voglio ricevere né dare offese. Aiutami, Signore. Allora il Signore comincia ad aiutare quel genitore. Ma sorella, se lei si pone ad analizzare questa situazione... Vedrà che la radice del problema sono i genitori. Infatti, se i genitori si livellano ai loro figli, non ci sarà una soluzione, non ci sarà la comprensione. La migliore soluzione è pregare il Signore e porre nelle mani di Dio il problema con questi figli, con questa adolescenza, con questa gioventù, così che voi, genitori, non avrete problemi con i vostri figli. Non esigete da loro tanto, pregate il Signore. Magari dite mio figlio adesso comincia ad arrivare tardi alla sera, passa fuori la notte, eh, ha iniziato a drogarsi. Pregate, pregate il Signore, dite Signore dai un'esperienza a mio figlio o mia figlia affinché possa comprendere e cambiare perché io non riesco a controllare mio figlio o mia figlia. E allora Dio dice sì, io ti aiuterò perché tu ti sforzi di cercarmi, tu vuoi fare la mia volontà, vuoi compiacermi, ecco perché io ti premierò e aiuterò i tuoi figli. Questo è l'unico modo, sorella, non ci sono teorie. Non esistono teorie giuste per dire questo è il modo corretto di crescere i propri figli. No, il modo giusto e corretto è che noi camminiamo col Signore, che stiamo con lui e quando noi siamo col Signore tutto si risolve. Nella mia famiglia io ho vissuto tanti problemi, tante difficoltà. Con i miei nipoti, per esempio. Io ho dovuto pregare tanto per loro chiedere aiuto al Signore e imporre le mani e ad oggi io ho visto la soluzione di tutti i problemi loro e io mi sento allegra, felice perché il Signore mi ha ascoltata, ma perché io cerco di compiacere il Signore finché lui mi dia il sostegno. Allora io non litigo con loro, anzi, parlo, impongo le mani, chiedo al Signore perché vedete in tutte le famiglie accadono cose sgradevoli e io non sono esente da questo. Io ho una famiglia molto grande e io soffro, anch'io soffro per i miei nipoti, per esempio. Tutti vivono nel mondo, ci sono incomprensioni, ma io ringrazio il Signore perché sta funzionando questa famiglia, perché perché Dio ci sta dando il sostegno. E poi imponiamo le mani, perché è molto importante parlare anche ai nostri figli di Dio e invitarli in chiesa. Alcuni genitori potranno anche dire i miei figli venivano in chiesa, poi quando sono arrivati all'età dell'adolescenza se ne sono andati. Non importa, bisogna continuare ad acclamare il Signore, parlare comunque con affetto e con amore ai figli e poi un giorno il Signore farà il miracolo e aiuterà quei genitori. Il Signore ci aiuterà, fratelli e sorelle. L'unica soluzione, l'unica teoria è Dio. Nessun'altra cosa vale nel mondo. Bene, le regole, le teorie, certo, servono un po', ma non cambiano il cuore di nessuno. Chi cambia il cuore di qualcuno è Dio, perché Dio toglie spiriti impuri, spiriti malvagi, perché sono gli spiriti che incitano l'uomo, la donna, il bambino, la bambina, incitano a fare cose sgradevoli. Perciò lì vediamo il lavoro del nemico, nessuno lo vede, ma lui lavora e noi vediamo questo flagello. Qui quando l'Apostolo parla e dice camminate bene con Dio e vedrete, non allontanatevi dalla via del Signore e vedrete come tutto si risolverà. Ed è così? Andiamo avanti. Sì, sorella. Buonasera, sorella Maria Luisa. Questa è una promessa compiuta, che sarei stata davanti a lei per farle una domanda. E sono veramente felice di... Vederla qui, nel nostro paese. Sorella, la mia domanda si trova in Ecclesiaste, capitolo 7 verso 14. Dice, posso leggere? Sì, sorella, Ecclesiaste 7. Versetto sì. 14 dice, nel giorno della prosperità si sì, allegro, ma nel giorno dell'avversità rifletti, Dio ha fatto tanto l'uno che l'altro, perché l'uomo non scopra nulla di ciò che accadrà dopo di lui. La mia domanda si trova nel 16, quando dice non essere troppo giusto né eccessivamente saggio, perché vorresti distruggerti. Non essere troppo malvagio e non essere stolto, perché vuoi morire prima del tuo tempo? Sorella, ci può spiegare questi versi? Questi sono dei consigli, puri consigli, ecclesiaste come i proverbi. Sono dei ragionamenti che l'essere umano fa. Sono ragionamenti, sono pensieri, meditazioni, analisi della propria vita, di una situazione, per non esagerare, per non arrivare agli estremi in una situazione, ma vivere nella moderazione e trovare un punto di incontro. Non essere troppo da una parte né troppo da un'altra, ma essere in mezzo, al centro di una situazione. Questi sono i contrasti della vita, dice in Ecclesiaste. Tutte queste cose succedono agli esseri umani nella propria vita: tanti contrasti. Lei ha letto il verso 14, dice: Nel giorno della prosperità si allegro, cioè goditi della prosperità, godi del bene, godi dell'abbondanza che hai. Godi del giorno in cui tu stai bene, il giorno in cui tu ricevi benedizioni, quindi godi di quella giornata, godi di quell'opportunità che tu hai di gioire, perché non si gioisce tutti i giorni, ci sono momenti di divertimento, ci sono momenti di svago. Ci sono momenti per fare una passeggiata, per mangiare e quindi la gente dice devo approfittare di questi momenti felici perché poi arriveranno delle difficoltà e quindi questi momenti felici non li vivo tutti i giorni. Quindi qui dice godi dell'opportunità che tu hai oggi, in quel momento della tua vita. Quindi dice nel giorno della prosperità sii allegro, ma nel giorno dell'avversità rifletti. Quindi quando arrivano le tribolazioni, le difficoltà, quando arriva un periodo difficile, quando si è tristi, quando muore un caro, quando ha avuto un incidente, una malattia e muore, allora arriva la tristezza e quella persona deve avere pazienza, aspettare, sperare. Ha avuto quella tribolazione, c'è stata una malattia, c'è stato un incidente. Ma bisogna ricevere anche questo dalla vita, tutto bisogna ricevere dalla vita con intelligenza, con sapienza, ma senza mai lasciare la mano di Dio. Possiamo vivere momenti di abbondanza nella nostra vita e diciamo grazie Signore perché sto godendo della pace, della felicità, di questa abbondanza. Poi, però, arriva un giorno in cui si cade nella tristezza, nell'amarezza perché è morto un mio caro, ha fatto l'incidente oppure è morto di una malattia incurabile. Signore, guarda come sto adesso, aiutami. Dal Signore dipende tutto. Quindi, noi dobbiamo sapere affrontare le cose nel momento in cui si presentano, così come sono, affrontare tutto il bene, affrontare tutto il male e andare avanti, essere saldi e non smettere di credere o di seguire il, la via del Signore. Questo è quello che qui sta insegnando. Poi lei ha letto altri versi e ogni verso ha il suo significato e dice nel verso, per esempio, numero 15, ho visto di tutto nei giorni della mia vanità. Dice qui il proverbista. Si dice che era Salomone, ispirato da Dio, e parlava di tutte queste cose, ragionava sulla vita delle persone e dice, ho visto di tutto nei giorni della mia vanità, cioè della mia vita, di tutto quello che io ho visto. C'è il giusto che perisce nella sua giustizia e c'è l'empio che vive a lungo nella sua malvagità. C'è un modo di dire, non so se esiste anche qui in Messico, questo detto dice, l'erba cattiva non muore mai. È questo verso. Ci sono giusti che periscono a motivo della loro giustizia perché dicono la verità, perché predicano la verità e poi sono morti. Hanno tolto loro la vita perché stavano dicendo la verità, stavano praticando la giustizia. Non solamente per quanto riguarda l'aspetto religioso, ma anche a livello umano. Noi vediamo che tanti leader politici hanno fatto opere buone, ma... Per essere stati buoni, dei buoni governatori, qualcuno ha tolto loro la vita. Quindi noi vediamo che il giusto perisce nella sua giustizia e l'empio che vive a lungo, ma nella sua malvagità. Questi sono i contrasti della vita. E noi dobbiamo rispettare tutto questo. Noi non possiamo dire, ah, gli empi dovranno morire presto, mentre i buoni sicuramente avranno una lunga vita. No, perché i buoni possono morire prima dei malvagi. Ma noi, cos'è che concludiamo da tutto questo ragionamento? È continuiamo con il Signore, sia che abbiamo lunga vita, sia che abbiamo breve vita. Camminiamo col Signore e teniamo la vita eterna, che è la cosa più importante di questo mondo. Quale altro verso ha letto la sorella? Il 17 dice: Non essere troppo malvagio e non essere stolto. Perché vuoi morire prima del tuo tempo? La stessa cosa, la gente che non conosce Dio, la gente che vive sul cammino della malvagità, fanno tanto male. E una persona che fa tanto male nella vita, che ruba, che uccide, cos'è che può accadere a questa persona? La legge, prima o poi, lo catturerà, lo porterà in carcere, oppure gli daranno anche la pena di morte. È così? Se una persona fa tanto male, è una persona stolta perché morirebbe prima del tempo, magari con la pena di morte, perché magari ha sparato, ha ucciso tante persone, viene giudicato e viene portato in carcere e dicono perché hai fatto tanto male? Perché ti sei lasciato trasportare da tutti i tuoi pensieri, quei pensieri che il diavolo ti ha posto, adesso ti toglieranno la vita perché c'è la pena di morte. Questo lo dicono i giudici del mondo. E sono cose che accadono nella vita. E noi cos'è che dobbiamo imparare? Ad essere saggi, intelligenti, misurati, moderati, non essere fanatici, non essere esagerati ma avere un equilibrio in tutto. Ma la prima cosa è avere fiducia nel Signore e fare la Sua volontà. Tutto il resto che accade nel mondo succede e succederà. Noi saremo capaci però di affrontare e di resistere a qualsiasi momento, a qualsiasi situazione che può essere simile a quello che accade agli altri perché... No, noi viviamo nel mondo ma stiamo con Dio. Questo è importante. No, grazie sorella. L'amiamo nel Signore. Bene. A me piace leggere il libro di ecclesiaste e anche il libro dei proverbi perché si imparano tante cose della vita quotidiana, quello che bisogna abbandonare, quello che bisogna fare. Bene. Un'altra domanda. Buonasera sorella. Ringrazio Dio perché mi ha permesso conoscerla di persona. Ho conosciuto il Vangelo del nostro Signore Gesù Cristo negli Stati Uniti. E il Signore in profezia mi disse che avrei viaggiato per conoscere alcune delle sue chiese. Ed è stato così. Sono andata in Colombia, ho visitato alcune delle sue chiese. Anche qui in Messico ho visitato alcune chiese del Signore. Ma non avrei mai pensato che l'avrei conosciuta qui, sorella, nel mio paese. Il mio cuore gioisce in questo momento. Sorella, vorrei farle due domande e si trovano nel capitolo 8 di Romani dal verso 19 al 23. Infatti l'intensa speranza della creazione aspetta la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità non di sua propria volontà, ma per colui che ve l'ha sottoposta. Nella speranza che la creazione stessa venga essa pure liberata dalla schiavitù, della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Infatti noi sappiamo che fino ad ora tutto il mondo creato gemi insieme ed è in travaglio. E non solo esso, ma anche noi stessi, che abbiamo le primizie dello Spirito, noi stessi, dico, soffriamo in noi stessi aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Sorella ci può spiegare che cosa è la creazione e che cosa significa quando dice il mondo creato gemi insieme ed è in travaglio. Quando parla qui della creazione, sorella, si riferisce al mondo, alle persone, alla gente e si riferisce anche a tutti gli elementi della natura, agli elementi della terra, di tutto quello che noi vediamo. E questi elementi naturali soffrono a motivo del peccato dell'umanità. La stessa creazione soffre delle conseguenze del peccato degli uomini e delle donne. Noi sentiamo nei notiziari che la Terra sta soffrendo un riscaldamento. Che l'ecologia è messo in pericolo perché le persone non si prendono cura della vegetazione, non risparmiano l'acqua, la gente sta contagiando o contaminando l'ambiente. Quindi la gente con il peccato e con il proprio modo di pensare sta contaminando la stessa natura, gli stessi elementi della natura e la stessa creazione. Quindi la stessa creazione soffre della malvagità dell'essere umano. I figli di Dio, però, i credenti nel Vangelo del Signore Gesù Cristo, cos'è che fanno? I figli di Dio devono dare una bella testimonianza, un bel esempio e insegnare la pace, l'amore, l'ordine nel mondo. I figli di Dio devono insegnare la misericordia, tante cose di cui si hanno bisogno nel mondo. I figli di Dio infatti sono coloro che hanno il dovere, hanno un lavoro specifico nel mondo, cioè di vivere tutto in un modo corretto, di vivere in un modo sano, di insegnare che non bisogna solamente avere misericordia degli esseri umani ed essere onesti e responsabili solo con le persone, bensì anche con gli animali e con la stessa vegetazione, con la stessa natura. A volte le persone pensano di avere diritto sulla natura perché la natura non ragiona, non vive, ma Dio esige che noi trattiamo bene la natura. Ma l'umanità si è corrotta così tanto che il peccato abbonda. Ma la Chiesa del Signore Gesù Cristo, i figli di Dio, i credenti nel Signore Gesù Cristo, in noi che seguiamo il Vangelo, abbiamo una responsabilità che Dio ci ha dato. Noi, infatti, dobbiamo essere luce, specchio o testimonianza, bell'esempio nel mondo, con le persone, in tutti gli aspetti. Questo è quello che l'Apostolo qui stava insegnando e che lo Spirito Santo oggigiorno vuole che noi viviamo quella vita ed essere quella luce, quel bel esempio, quella bella testimonianza, sotto tutti i punti di vista, per offrire alle gente del mondo che non conosce Dio un bel esempio. Bene, sorella, un'ultima domanda. Buonasera, sorella. Per me è un onore. È un grande piacere salutarla e poter rivolgermi a lei per farle una domanda. Spero sia una domanda intelligente. La mia domanda si trova in Proverbi, capitolo 4, dal verso 7 al 9. La sapienza è la cosa più importante, perciò acquista la sapienza. A costo di tutto ciò che possiedi, acquista l'intelligenza. Esaltala, ed essa ti innalzerà. Ti otterrà gloria, se la essa metterà sul tuo capo un ornamento di grazia, ti circonderà di una corona di gloria. Sorella, la mia domanda è, come possiamo acquisire l'intelligenza nel senso spirituale? Qui parla della sapienza. Sì, la sapienza è l'intelligenza. Perché l'intelligenza, sì, è data da Dio. Dio dà l'intelligenza, ma la sapienza è saper fare le cose in un modo corretto. La sapienza significa... Pensare bene significa agire bene, nel momento preciso, nel momento opportuno, saper realizzare un lavoro, un gesto, un'azione, qualsiasi cosa materiale della vita e farla bene e perfetta in quel momento. Quella è la sapienza. Allora uno dice: "Signore, dammi questa sapienza". Dammi la sapienza per esempio per poter parlare, per poter insegnare, dammi sapienza per fare bene il mio lavoro, per comportarmi bene con le persone affinché tutti siano soddisfatti di quello che io faccio. Signore, dammi sapienza per e sapermi esprimere così che le persone riescano a capirmi dammi sapienza per comportarmi bene affinché io non sia imprudente non parli prima del tempo o che offenda qualcuno o che faccia qualcosa di sgradevole poi la gente si arrabbia con me o magari che tu ti arrabbi con me no dammi sapienza per tutto signore quindi la sapienza è saper fare dire e pensare molto bene tutte le faccende della vita che noi dobbiamo realizzare. Questa è la sapienza, sorella. Perciò chiedere al Signore la sapienza per fare affari nella vita, per lavorare, nelle ditte, nei negozi, nelle cose grandi, nelle cose piccole. Per tutto si ha bisogno della sapienza per fare tutto in un modo corretto per pensare bene e che tutto ci riesca bene nella vita. A volte quando facciamo qualcosa senza senso ci possono dire ti è mancata la sapienza per agire. Tu non avresti dovuto dire quella cosa, tu non avresti dovuto parlare in quel modo, tu non avresti dovuto fare quella cosa e la gente poi comincia a metterci in discussione e a dire che mancanza di sapienza non è riuscito a pensare ad agire in un modo corretto o a chiedere in un modo corretto in quella situazione. Pertanto abbiamo bisogno della sapienza per tutto ed è Dio che ce la dà. E così noi man mano impariamo. Se voi volete acquisire sapienza e conoscenza nella vita pratica leggete il libro dei proverbi e di ecclesiaste vedrete che lì imparerete tante cose, bene mettiamoci in piedi ora e preghiamo il Signore benedetto Dio, benedetto Padre Santo, l'Onnipotente Re dei Cieli Re Santo Re Giusto Re Misericordioso e Clemente Tu sei il nostro Dio Onnipotente che provvedi di tutte le benedizioni materiali e di tutte le benedizioni spirituali. Tu sei un Dio che ha pazienza, tu sei misericordioso con noi e tu, Signore, vuoi che tutti noi possiamo lavorare nella tua opera, nella tua opera, Signore, ed evangelizzare. Perciò si ha bisogno di tanti predicatori, di tanti pastori di tanti che insegnino la tua parola. Si ha bisogno anche di tanti posti adeguati per congregarsi, per eh, riunire le persone, perché ci sono tante persone che hanno fame e sete di giustizia, fame e sete della tua parola. Perciò, Signore, ti chiediamo che tu ci dia le capacità a tutti noi per insegnare, per predicare la tua parola. Per evangelizzare. Inoltre, Signore, ti chiediamo che tu ci possa fornire e provvedere posti nei quali possiamo congregarci come Chiesa, perché tanta gente ha bisogno di Te, tanta gente bisognosa c'è nel mondo, tanta gente che cammina senza Dio e senza speranza, soffrendo di malattie, soffrendo delle inclemenze. Soffrendo del peccato, soffrendo a causa del maligno, soffrono di tristezza, di amarezza, non hanno cibo, non hanno denaro, non hanno un lavoro, non hanno benedizioni, non hanno la salvezza, non hanno la felicità e mancano di tante cose e loro hanno bisogno, hanno bisogno che, di conoscere la tua parola, la tua verità, il tuo cammino. Affinché tu, Signore, possa essere luce, consolazione, refrigerio per tanti cuori, affinché tu possa guarire le persone, affinché tu abbia misericordia di coloro che soffrono, di coloro che piangono. Dei bisognosi, Padre Santo, aiuta tutti quanti noi per poterti servire, per poter lavorare nella tua vigna. Servirti, Signore, parlare, predicare della tua parola, inoltre per imporre le mani, per pregare, per i bisognosi, Signore. Aiutaci, Padre celeste. Grazie, Signore, per quello che tu ci dai. Grazie, Padre Santo, che il tuo Santo Spirito discenda con potenza nella nostra vita, nei nostri cuori e che tu invi il fuoco dall'alto, la potenza dall'alto, e che tu ci riempia della tua potenza. Riempici, Signore, della tua potenza. Daci le capacità, Signore. Ravviva questo fuoco dentro di noi, Signore, e aiutaci, liberaci, Signore, liberaci, Padre Santo, spezza le catene, tutti i lacci, tutte le trappole del maligno, stregonerie, maledizioni. E questa sera, Signore, ti chiedo di stendere la tua mano guaritrice, di togliere le malattie, togli, Signore, ogni stregoneria, ogni maledizione, ogni malocchio, Signore, proteggi i fratelli e le sorelle. Proteggi tutte le persone che sono venute qui oggi. Proteggile dal male, dai loro gioia, allegria nei loro cuori per andare avanti. Dai loro la pace e la felicità. Rivestili della potenza della tua grazia. Invia il tuo Santo Spirito. Battezza con la potenza del tuo Santo Spirito. Dai doni spirituali, mio Signore. Concedi allegria nei loro cuori. Concedi loro pace. Togli ogni trappola, insidia del maligno, spezza lacci, spezza catene, Signore. Distruggi, Signore, l'invidia del nemico, distruggi, Signore, l'opera del maligno. Spezza le catene, spezza le catene, Signore. Ravviva la tua opera, mio Signore. Togli, Signore, ogni freddezza spirituale, concedi gioia e allegria spirituali. Benedetto, Signore. Poderoso sei, Signore, tu sei grande e giusto, tu sei potenza, tu sei misericordia e verità. Grazie, Signore. Le lodi sono per te, l'onore è per te, la gloria è per te. Benedetto Dio, poderoso sei, Signore. Ravviva, Signore, il fuoco che c'è in noi. Perdona, Signore, le nostre stoltezze, le nostre debilità. I nostri lacci, liberaci, Signore. Tu sei grande e giusto, mio Signore. Grazie, Signore. Ogni giorno, Signore, ogni giorno dobbiamo lodarti, ogni giorno dobbiamo adorarti, benedirti, perché tu sei grande, alleluia. Grande sei, Signore. Grande sei, Signore. Gloria al tuo nome. Grazie, alleluia. Gloria a Dio per sempre. Gloria all'onnipotente per sempre alleluia. Grazie alleluia, poderoso è il Signore, poderoso è il Re, alleluia. Grazie Re santo, Re giusto, misericordioso. Ti lodiamo Signore, alleluia. Grande è Jehovah, e molto digno de di ser alabato en la ciudad El gozo de toda la tierra es el monte de Sion a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Es el monte de Sion a los lados del norte, la ciudad del gran rey. El gozo de toda la tierra es el monte de Sion a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Es el monte de Sion a los lados del norte, la ciudad. del gran re benedetto l'ho dato dio grazie al signore ringraziamo dio grazie mille a tutti quanti voi fratelli e sorelle che il signore vi benedica a presto a presto che il signore mi permetta nuovamente di ritornare grazie e che dio vi benedica